Buonasera, benvenuti in questa nuova live della Coblemon. Ma salve a tutti. Ciao ragazzi. Ma come ho sbagliato categoria? Ma che stiamo dicendo? Ah, non ho sbagliato categoria io. Questo è Twitch che è un po' rimbamba ogni tanto. Che io l'avevo aggiornata. Cambiamo subito, non è un problema. Oh no, quindi adesso arriverà il feed con categoria Spider-Man e quindi la gente non arriverà. Non mi apriranno la live perché Spider-Man è fatto di di poligoni non cubettosi. Aiuto. Buonasera, buonasera. Mi guardo la live mentre buildo la mia vanilla. Ci sta. Se leggono il titolo capiscono. Marti. Tu sei troppo speranzosa. Chi è che legge il titolo delle live? Dai. Lo leggo io il titolo delle live, ma perché lo devo scrivere. Nessuno legge il titolo delle live. Comunque, bentornati a Pedro e a Donkey che hanno fatto i 43 mesi. Keldario, tu leggi il titolo delle live, sei una persona bravissima. Ma probabilmente sei anche uno dei pochi. E... va bene, niente, adesso abbiamo fissato, non è un problema. Cosa mi raccontate di bello? Cosa si dice? Avete visto il mio nuovo posticino qua nella base? Che bello. Sì, non capivo la categoria Spider-Man con il titolo Business della menta, ma c'è scritto Coblemon comunque. Cosa hai mangiato? Ho mangiato un hamburger. Serve leggere il titolo, metti che c'è Just Chatting come categoria. Marti, santo cielo, serve leggere il titolo? Certo, lo fanno? Non viene fatto, non lo legge nessuno il titolo di Twitch. Dai, diciamo la verità. Ma anche perché non è neanche colpa dell'utenza, è proprio... non è messo in primo piano, non è come il titolo di un video, il titolo della live. Cioè tu vedi la live che parte, entri, basta. Di solito. Un calabrone mi appunto il mignolo. Adesso hai un nuovo pollice, quindi. Che brutto, ma il calabrone è pericolosissimo. Devi andare a farti vedere. Alle tue live partecipo indistintamente. Se la pensi così, chi la pensa così è il meglio follower ever. È la cosa più bella. Sì, beh, quando gioco a Spider-Man è capitato che qualcuno entrasse e mi dicesse: che fai stasera? Che faccio? Cioè, nel senso, sono qua. Ma cos'è che sgocciola lì? Ma vuoi dirmi che ho fatto il bagno e mi sgocciola nel... come si dice? Nella cantina? No, che palle. Ma com'è possibile poi? Ah, non è il bagno, questa è la cucina, mi sa che sgocciola. È il lavandino della cucina. Vabbè, senti, lo svuotiamo. Via, chi se ne frega. Perdono le tubature, sì, mi sa. Era assolutamente quello, direi di sì. Sì, o se no botole negli angoli, però non mi faceva impazzire come cosa. È il server o la tua vanilla privata? Il titolo è importante, cheat. Il titolo... Coblemon. Non è una vanilla. Vedete? Il titolo c'è, ma nessuno lo legge. Male, molto male, bocciato Blazy. Effetto perdita del bagno non è una cosa carinissima se perde un bagno. Cioè, se ti perde il bagno del piano di sopra. Immaginate che brutto deve essere se tu hai dei vicini al piano di sopra e per qualche ragione gli inizia a perdere il cesso. Cioè, che fai te? Ti inizia a colare la melma in casa. Sono arrivato a 50.000 punti canale. Bravo Rambetti.
Ancora altri 50.000 e riscatterai una cosa bellissima. No, no, non ho un mondo singolo con la Koblemon. Assolutamente. Sì, a parte che ci sono i blocchi delle mod in giro. È vero, effettivamente. 1 milione di punti, ho vinto qualcosa. Puoi riscattare 10 scam, Marti. Complimenti. Pensa che bello. Azzeccato il titolo del video più l'avatar. In che senso il titolo del video più l'avatar? L'avatar. Cioè, il titolo della live più l'avatar del canale? Ah, ok, sì, perché è un po' 200 IQ l'avatar. Viene da quella emote lì. Dai, i mondi singoli chiaramente non sono delle. Non, cioè, dirli vanilla, chiamarli vanilla è sbagliato. Raccontaci della tua giornata se ti va. Non mi va, Marti. Grazie. A domani. Buona serata. Ci vediamo domani. No, a parte gli scherzi, vi racconto che stanotte ho deciso di fare un po' tardi. Infatti non ho dormito tantissimo. Ho fatto un po' tardi perché volevo guardarmi l'episodio di Attack on Titan. Io avevo in mente di guardarmelo poi. Però ho detto, vabbè, dai, guardiamolo subito, tanto mi chiederanno sicuramente cosa ne penso, un parere, se l'ho visto. Mi è venuto l'hype, ho deciso di vederlo. Il problema qual era? È che io non avevo ancora visto l'anime, cioè il manga l'ho letto tutto, ma a formato anime non avevo ancora visto la parte prima. Avevo visto, a parte che, ragazzi, solo a spiegarvi la struttura dell'anime di Attack on Titan non mi ricordo come minchia funziona. Perché che cos'è? La stagione 3, parte 2, non mi ricordo. Però diciamo l'ultima stagione è stata divisa in 4 parti. Quindi le prime due parti con una serie di episodi, poi un'altra serie di episodi. Poi il finale, il grande finale, è stato diviso in due macro episodi. Uno da un'ora e quest'altro tipo da un'ora e mezza quasi. E io non avevo visto neanche quello prima. Quindi guardando l'ultimo uscito dovevo vedermi 2 ore e mezza di Attack on Titan. Sapete che ieri ho streamato, poi ho deciso anche abbastanza tardi di farlo, quindi ho tirato tardissimo. E niente, mi sono guardato tutto Attack on Titan, l'ho finito e non vi dirò nulla in questa live perché voglio parlarne nella live di domani. Ne avevo parlato già ai tempi, di voler fare una live dedicata e quindi ho pensato, dato che l'ho visto, domani sera c'è la survival, domani sera l'argomento principale sarà discutere del finale di Attack on Titan. Cosa ne penso io, cosa ne pensate voi, confronto tra me e la chat e tutto il resto. Chiaramente sarà una live spoiler, perché parliamo del finale. Se volete, guardatevi l'episodio entro domani sera. Ok? Quindi ci vediamo domani per parlarne. Oggi non diciamo niente. Oggi siamo nella Koblemon invece. Siamo nella Koblemon e il titolo della live è dato dal fatto che nel video di oggi ho recuperato queste meraviglie, ovvero le mente. E le mente servono per fare delle cose molto interessanti. Adesso vi faccio anche vedere. Crafting table, l'ho messa qui. Allora, se facciamo. Ok, perfetto. Vedete, se clicchiamo qui possiamo craftare le varie mente, le varie combinazioni che permettono di cambiare la natura dei Pokémon. Questi oggetti saranno molto desiderati e quindi io, siccome voglio aiutare i giocatori a poter ottenere queste mente, cosa farò? Le venderò a carissimo prezzo. Però per farlo le dobbiamo prima farmare per bene.
E la prima cosa che volevo guardare era, se notate qui ne ho 41 perché ho bombillato come un pazzo, era vedere se utilizzando Fortuna 3, però non so se il piccone ci aiuterà a fare sta cosa, ho i miei dubbi, però vediamo se per caso ci droppa più semi. Perché il grande problema della piantina è che droppa un seme solo quando la rompi. Può venire al mio negozio, rubarle no, però le puoi comprare. Dopo decidiamo il prezzo. Quindi, cosa succede? Che tu fai crescere sta piantina. Quando è bella che è cresciuta, se la rompi, ottieni il semino e la foglia. Però io adesso ho due semi, ma ottieni da ogni pianta un solo seme, che è quello che avevi piantato. E solamente raramente si sdoppia. Se io la rompo con fortuna, non gliene frega niente. Direi che non gliene frega assolutamente niente. Quindi dobbiamo proprio scularla se vogliamo. Ehi, te ti stai mangiando le mie bacche, te ne vai. Dicevo, dobbiamo scularla se vogliamo moltiplicare i semi, perché ne ho uno per pianta, non è proprio il massimo come cosa. Quindi niente, diamoci da fare. Intanto leggo un po' la chat, vi rispondo. Ho già detto cosa ho mangiato prima. C'è una legge scritta e morale che mi vieta di rubarti le mente. A parte che Eden, tu non sei sub in questo momento, quindi non puoi neanche fisicamente entrare e rubarmi le mente. Però sì, assolutamente. C'è una legge e una punizione. Potresti creare un addon per la Cobblemon per aggiungere un Pokémon di tipo formaggio. Perché? Rambetti. Perché questa cosa? In che senso? Un po' strana come cosa. Le bacche sembrano. Sì, fanno un po' One Piece. Infatti sono molto belle. Allora. Farmiamone un po'. E sarebbe interessante riuscire a sdoppiare i semi di tutte le piante. Quindi vorrei arrivare ad avere due semi per ogni piantina, così ho un backup e sono più tranquillo. Ecco, è successo. Easy, a posto. Cioè, easy, un paio, un cazzo. Però è successo. Allora, farmiamo un po' di quelle bianche. Un po' di foglie, che poi queste comunque le andiamo a vendere. Facciamo un altro giro e poi continuiamo a puntare allo sdoppiamento. Facciamo le rosa. Praticamente farò fuori tutte le mie riserve di bone meal per fare sta cosa, penso. Farei le sette meraviglie della Cobblemon. Le sette meraviglie del server Cobblemon mi sembra un po' presto per pensarci. Faremo qualcosa nel server vanilla, sicuramente sì. Intanto si è sdoppiato di nuovo, perfetto. Cobblemon, non ha tutte queste build per fare un contest del genere. Se vogliamo chiamarlo contest, poi. Non è neanche che sia veramente un contest. Uno Snorlax versione Chad. C'è già una skin di Snorlax. Ogni costruzione del server l'hai fatta tu o anche altri? No, Blaze è un server e costruiscono tutti, ovviamente. Cioè, umanamente penso che sia impossibile che sia io ad aver fatto tutto. Non, come fai? Facciamo un altro giro. Anzi, no, questa la devo sdoppiare, quindi continuiamo finché non si sdoppia. La lobby si è sdoppiata, top. La lobby è stata buildata dai builder. E questa si è sdoppiata subito. In realtà è molto più comune del previsto.
Si è sdoppiata di nuovo. Top. Ancora. Potrei quasi andare già a vendere. E si è sdoppiata un'altra volta. Top. Per fare un server del genere ci vuole tanto tempo. Ci vogliono mesi di lavoro. Sì, ma non buildare la lobby. Cioè, non è quello il problema. La lobby è una costruzione, il problema è il resto. Comunque, tutti i semi. Mi manca l'azzurro, ecco. Mi manca l'azzurro da sdoppiare. Che è quello che non si sdoppiava manco a morire, infatti. E poi andiamo a venderli. La mod delle palestre hai fissato? A parte io non fisso un bel niente, che il Dario non so dove mettere le mani. La mod delle palestre, come ho già detto, bisogna attendere che il dev che l'ha creata torni dal suo viaggio, perché non è neanche in Italia, quindi non può mettersi a fixare la mod. Abbiamo raccolto tutte le segnalazioni e quando torna le sistema. Comunque, metà delle segnalazioni sono dovute al fatto che non aggiornate il modpack. Aggiornate il modpack. Per prima cosa. Perché se non aggiornate il modpack, potete comunque entrare, ma non scaricate lato client, la mod delle palestre, e quindi non va una sega. Le menti vi danno solo un seme, perché a te si raddoppia? Perché si raddoppia ogni tanto, raramente si raddoppia. Bene, allora, come siamo messi? Ne abbiamo un po'. Io direi che per il momento teniamo 4 di ogni menta. Ok, e le altre possiamo andare a venderle tutte. Quindi, signori, capatina al mio mercatino. Prendo anche dei diamanti. Teoricamente io avrei anche le bacche in vendita. Vabbè, ma ormai non so se ha senso ancora pensare alle bacche, ormai si sono belle diffuse. Però magari potrei pensare di vendere quelle un po' più rare che ho comprato nel mercatino stesso, quindi farei del reselling. Ok, no, lasciamo perdere un attimo le bacche e andiamo a fillare la bancarella. Come faccio ad avere 4 sacchi di diamanti? Aspetta che abbiamo un problema maggiore qui. Ecco. Grazie Minecraft di fare sempre questa minchiata. Ho 4 sacchi di diamanti perché li ho ottenuti dal mercatino. Cioè, ho tipo scavato, penso, mezzo stack, che poi ho anche consumato. E tutto il resto dagli scambi, tutto qui. Sa che siamo anche abbastanza tanti nel server. Ah no, sono io che pingo. Sto pingando un sacco. 256 di ping, perché? Perché laggo? Boh. Non so, laggo stasera. Ah, si è calmato. Boh, non so, stavo laggando. Vabbè, l'importante è che regga la live. Vi volevo far vedere prima che qui ho aggiunto tutte le bacche trovabili in natura in vendita. Nel senso che nella Coblemon ci sono 69 bacche. Numero casuale, mi verrebbe da dire. 30 di queste bacche si trovano in natura, tutte 30. Ma essendo che potrebbe essere un po' complicato trovarle perché devi andare nei chunk nuovi, e il server l'abbiamo creato mesi fa, le ho messe tutte nel mercatino e tu puoi comprare ogni bacca per 10 diamanti, sono molto costose, però una volta che ne prendi una puoi farti la pianta. E soprattutto i venditori del server, i giocatori, le vendono a molto meno, quindi non voglio fargli concorrenza. Però
Però qui ci sono tutti e 30, e a partire da queste 30, poi coltivando, puoi ottenere le altre facendo un po' il Mendel della situazione. E quindi niente. Mi sa che sì, mi sono dimenticato di dirlo nel video di oggi, e quindi ve lo dico adesso. Ho visto l'ultimo episodio di AOT, ne parlo domani. No, non nei prossimi giorni, Marti, domani sera. Domani sera ne parliamo in live. E adesso si va in ghiacciovia. Aspetta. Salve. C'è stato un upgrade qui. C'è un piccolo problema però. Salve, Ymer. Oddio, ma Spinarak è mega schiacciato. Perché è così? È così schiacciato? Che strano che è. Salve anche lei. Si vede che stanno continuando finalmente la build. Però la porta è. Si chiude al passaggio. Credo sia invertita per qualche ragione. Però vabbè, sarà ancora work in progress. Non mi faccio domande. Le bacche le ho ottenute dai loot Pokémon. In natura giratore non ne ho trovato nulla. Sì, anche. Che bella luce viola che fanno questi. Anche i Pokémon possono droppare le bacche, è vero? Giusto. Anche a me qualcuna l'hanno droppata. Però comunque io nel mercatino le ho messe, così se uno le volesse completare, può farlo lì. Speriamo che di non laggare più. Sto un po' pingando, non so perché. Ho messo anche funghi luminosi nello shop. Sì, esatto. Quella non c'entra. Non sono blocchi della Cobblemon, sono blocchi della mod dei biomi. E niente, sono lampade alla fine, estetici. Quanto è lunga la ghiacciovia della Survival? La mia ghiacciovia credo sia lunga sui 500 blocchi. Quindi non è lunghissima. Però fa quello che deve fare. A me serviva che portasse nell'end, quindi ci siamo. Zenzero, non. Perché hai scritto sta cosa? Non. Sei pazzo, per caso? No, non voglio fare del male a chi non si abbona. Perché dovrei farlo? Poverini. La porta è opera di Brave, con lo scalco di qualche. Ha qualche tic di troppo. Mi sa che è da invertire proprio. Qui siamo amichevoli con tutti, siete benvenuti. Bravo, dillo Marti. Dimentichiamoci del fatto che abbiamo detto ieri di Marti che tocca gli organi dei cadaveri umani all'università. Ecco, Eiji pone un quesito interessante, cioè vorresti che Eren ti facesse questo? Perché. Diciamolo anche a favore di video, mi hanno chiesto se intendo legare a una sedia chi non si abbona al canale. Però magari appunto qualcuno ha questo desiderio. Io mi dissocio nel dubbio. Non sono Christian Grey. E ora che ho visto la trilogia di 50 sfumature, posso anche fare delle cheat perché è una trashata assurda quel film. Ci saranno altre live sulla vecchia mappa di Fortnite? Sì, mercoledì. Così, lo diciamo così. Gliel'ho proposto oggi, mercoledì, come giornata e top. Mini, buonasera. Come mai hai posato gentilmente il tuo Ralts che io non ho assolutamente trovato in natura, peraltro?
sul mio bancone. E chi è che ha un Gilmora? Dove si trova? Malenia. Peppa Pig. Questo è shiny. Ma che belli. Cioè, oddio. Oinkolong non è molto bello. Va bene. Ma è tutto out of stock qui. Sono ricco quindi. Mi hanno shoppato tutto. Guarda, 20 diamanti. What? Perché mi state droppando le bacche acquistate? Ragazzi, perché fate ste troiate? Chi è che mi ha droppato le bacche? Sei stato tu, Mini. Sei stato tu a dropparmi le bacche. Io non me ne faccio un cazzo. Tu te le sei acquistate. Mi danno solo fastidio. Qua è vuoto. È stato Brave. Brave, dove sei? Non le voglio, tienitele. Cioè, è solo un'interruzione della live. Non fate ste cose, per piacere. Sì, Zenzero, non so neanche chi tu sia, però mi chiedi se ti odio. Sì, ti odio, Zenzero. Va bene, perché scrivi cose strane in chat? Non ho capito. Dopo aver visto un video di Chiropratica, che faceva vedere una mossa per il collo, l'ho provata su mio fratello e ha funzionato. È così rilassato che non si muove da 2 ore. Madonna, ragazzi, odio anche te, Eden. Vi odio tutti oggi. Non posso negarlo. Mini, basta. Siete molesti, vi chicco tutti. Smettila. Smettila, Mini! Ti chicco! Lo so che è buggata, lasciala stare. Mamma mia, che molestia. Allora, fatemi ragionare qui. Dove le metto le cose? Mamma mia, c'è pure il disco, l'ho messo. Allora. Cioè, ma ragazzi, devo chiamare i moderatori per spiegare di non rompere i coglioni. Cioè, avete pure fatto andare i blocchi sonori? Ehi, siete delle bestie, siete. Facciamo così direttamente, va. C'ho la musica in live, fanno partire le musichette. Allora, com'è che si settava sta roba? Shop settings. Ah, sì, beh, qualsiasi item, a quanto le vendo le mente? Che facciamo? 10 diamanti a menta? Quale potrebbe essere un giusto prezzo? Considerate che le ho trovate al limite del mondo, non tutti ce li hanno. Ho sprecato molta bone meal per farmarle. Dovrei guardare se in giro qualcuno le vende. Aspettate, se qualcuno le vende, gli facciamo il prezzo competitivo e lo inculiamo di brutto. Vabbè, farò finta di non aver visto. Sì, diciamo che questa logica di mercato non esiste nel momento in cui non sapete fare i prezzi e vendete le robe a due spicci. Cioè, in sto mercatino ci sono dei prezzi fuori di testa. Verga di Blaze un diamante è come il mercatino ufficiale, quindi è un po' una. È un po' uno scam, diciamoci la verità. Vediamo questi. 4 diamanti. Ma come? Ma perché quelle rose azzurre 10? Che differenza fa? Uno le vende un diamante. Sì, vabbè, ma che cazzo vuol dire un diamante? Ma dai, ma che merda.
Senti, senti, facciamo che non me ne frega niente, io le vendo quanto dico io e basta. Allora, le venderemo a... No, le vendiamo a 5, 4. Capisco che 10... 4, tengo il prezzo che c'era, 4 diamanti. Le vendiamo a 4 diamanti. Anzi, sapete che possiamo fare? Se io mi inculassi quelle che vende qua. Vabbè, ma lui c'ha solo le azzurre e le blu. Io metto tutta la selezione. Cazzo me ne frega me. No, allora le vendo a 5. Io le vendo a 5, ragazzi. Ma che belle. Però come le suddivido? Facciamo così. Poi. Shop settings. Qua pure era già a 5. Che facciamo così. Belle disordinate, sti cazzi. Poi andiamo qua, shop settings. 5 diamanti. Perché, cioè, un trucco potrebbe anche essere svuotare tutte le bancarelle altrui. Così togli dal mercato tutto e poi tu rivendi a prezzo maggiorato. Almeno finché non refillano, potrebbe essere un buon piano. E via così. Ok, vediamo se posso rimettere l'audio di gioco senza altri suoni sgraditi. Riprendiamo i 5. Fai così. E mi avanzano pure. Allora, 5, 5, 5 e 5. Stranamente non le stanno ancora acquistando, si vede che non ne hanno bisogno, però io qua lascerò tutte le mie mentine belle pronte in vendita e vedremo la prossima volta se avrò fatto un po' di soldi. E certo che non le puoi piazzare le foglie, ma infatti io vendo l'ingrediente di crafting, i miei semini non te li vendo. Cioè, se qualcuno vende i semini, allora ragazzi, lo banniamo dal server. Cioè, proprio distrugge l'economia. Se volete, vi vendo i semini, però tipo a mezzo stack di diamante. Se volete i semini, contattatemi privatamente. Facciamo così. Trattativa privata per i semini. Azzurro e rosa. Aumento del difesa speciale e difesa. Bianca e natura neutra. Vabbè, ma sti cazzo. Quelle, li ho messe tutte io, poi fate voi. A me li hanno regalati i semi. Vabbè, ragazzi, allora non sa voi non sapete stare al mondo, ok? C'è proprio un problema di base qui. Non devi vendere i semi, Mokito. Non devi venderli i semi. Se tu vendi un seme. Hai chiuso perché l'altro si farma da solo le robe. Tu devi vendergli le foglie. Devi avere tu il controllo del mercato. Santo cielo. Li hai già venduti. Bra. Hai fatto la cazzata. Hai fatto una grandissima cazzata. Farei 20 dove fai spawnare Pokémon. Forse. Vedremo. Vabbè, io intanto i miei diamanti li ho. Cioè, non mi posso comunque lamentare. Qualcosina l'abbiamo. Va bene. Ragazzi, a questo punto è andato tutto molto liscio. Ci sarebbero altri due topic da affrontare, ovvero le bacche, però non so quanto dopo aver fatto la vendita delle mente vogliamo metterci qui a farmare anche le bacche.
Perché diventa un po' una live di botanica, non più una live Pokémon. Ho però bisogno di fare un'altra cosa, diciamo, legata alle piante. Adesso poi vi spiego. Vorrei catturare dei Pokémon. Voglio cercare dei Pokémon. Catturare è un passo successivo, diciamo così. Vorrei almeno cercare dei Pokémon. Come Ball siamo messi decentemente. Se volessi produrre Ball in futuro, però, potrebbe esserci un problema. Perché, come avete visto, io ho tolto la farm di Gigocche. Perché non funziona più. Quindi, se vogliamo farmare le Gigocche, bisogna tornare a farlo a mano. E ciò significa farsi una piantagione. Ora, io non ho una piantagione vera e propria di Gigocche e non saprei dove piazzarla qui nel bosco. O la mettiamo al villaggio all'aperto. Oppure, se dobbiamo metterla nel bosco, bisogna trovare una zona adatta che possiamo piantumare e riempire di gicocche. Che ne pensate voi? Dove le mettiamo queste gicocche? È sottoterra anche, sì, però viene un po' più scomodo. Cos'è Jade, The One Prob, eccetera? Che mod sono? Sono quelle che ti consigliano i crafting, quelle cose lì. Voglio creare una palestra di Pokémon formaggio. Rambetti, ti va di merda, però. Non ce ne sono. Puoi volare un po' di fantasia e magari avvicinarti. Ma non saprei. Ah, ti mostrano le info dei blocchi che guardi. Ma quelle sono client side. Se vuoi, mettitele. Non c'è bisogno di mettere nel modpack. Sì, è una palestra di ratti. Se no, potrebbe essere un'idea. Dove posso mettere invece sta piantagione? La foresta è molto fitta. Quindi, mi sa che andiamo al villaggio, sì. Andiamo a vedere. Allora, prima cosa, bone meal di nuovo. Seconda cosa, i semi. Che dove ho messo? Non lo so dove li ho messi i semini. Allora, se li ho persi è un problema. Ce n'è uno. Ok, eccoli. Con le 800.000 cesoie che avevo dovuto fare. Sono 7, a posto. Andiamo. Per le mod client side ci sono dei limiti. Cioè, che il limite è il fatto che è client side, nel senso che nel momento in cui cambia qualcosa che non deve cambiare, il server ti blocca l'accesso. Poi se metti delle cose proibite che tendono al cheat, vieni ovviamente bannato dal server. Quindi, nel senso, finché è una roba utile, io consiglierei di non cambiare il modpack, anche perché se poi avete problemi, non facciamo assistenza se avete modificato il modpack. Perché poi ognuno mette la propria mod in più, due o tre mod in più, non ti va nulla, cazzi tuoi, non so che cosa hai messo nel modpack. Non posso saperlo. Quindi, il fatto è questo più che altro. Potremmo usare questa parte qui per fare la piantagione. Oppure, appunto, gliela piazziamo di fianco al villaggio. Non saprei. Gliela piazziamo qua, dai. Ci
c'è un po' di spazio. Se io ti colpisco, tu esplodi? No. Sarebbe figo mettere l'animazione di lui che esplode. Comunque, l'albero di Ghicocca... Ce n'era uno qua dietro. Quanto è grande esattamente? Sono 5 blocchi per 5. Ah, in realtà mi serve molto più spazio di così. Serve un casino di spazio per fare una piantagione fatta bene. Se vogliamo farla tutta in piano, dritta almeno, altrimenti pace. Non ferire i Pokémon. Ok? Non ditemi mai cosa non posso fare. Allora, 1. 5 arriva qui. Questo sarebbe l'albero. Sì, madonna, mi prende un fotto di spazio. No, no, allora cerchiamo di metterci in un'area più aperta. Converrebbe spianare questa zona. Sì, dai, proviamo a spianare qua e via. Difende i diritti pokemiani? Toh, guardali, i diritti. Ecco i tuoi diritti. Che bellino che ha. Sembra davvero una lucciola. Fanno parte del mondo e come tali devono essere uccisi per ottenere i suoi materiali di consumo. No, più che altro, cioè, logica del Minecraft player. No, non ferire i Pokémon. Lo stesso player che ha la farm intensiva di mucche e galline sul mondo vanilla per riempire le sue double chest di uova che non userà mai o di cuoio che non crafterà mai. E alla fine qua i Pokémon sono l'equivalente dei mob, droppano pure, quindi certe volte bisogna farmarseli. Mi spiace, ma questa è l'amara verità. Allora, in realtà togliamo un altro blocco, direi. Marty, saranno anche carini, ma tu sei una persona che ha maneggiato organi umani e senza avere alcun problema. Quindi non puoi pretendere di venire qui e difendere dei Pokémon fatti di pixel. Marty, tu nella vita reale hai preso in mano degli organi umani di persone morte nel tuo corso universitario. Questo lo dico sempre per Twitch, che sennò pensa a cose strane. Quindi, cioè, tu pensa a quando eri lì con questo fegato in mano che lo tastavi, dici, spugnoso il fegato di questa persona morta. Pensa a quella cosa e poi che vuoi difendere un cazzo di rattata finto di pixel. Sei laureato in biotecnologie e io sono uno streamer. E vedi un po' te, allora io posso toccare i rattata. Come la mettiamo?
Ah, è diverso? Ah, solo perché io non ho la laurea in streaming, quindi mi ritieni inferiore a te che sei laureata? Ah, avete capito, ragazzi? Ragazzi, tutti voi che non siete laureati in chat, sappiate che Marti vi ha appena insultati. Vi giudica per, in base al vostro titolo di studio. Io non ho più parole, ragazzi. Mi scuso a nome del mio staff. Bentornato, Belz. Ecco, vedi, grazie dell'insulto, dice. Guarda, mi dispiace tantissimo. Dobbiamo riparare il piccone, purtroppo. Logica di Minecraft. Faccio la home, nessun problema. Vado allo spawn, lagga. Va bene. Lagga il TP. Cosa cambia? Boh. Chi lo sa. Allora, i diamanti erano qua. Adesso ne abbiamo tantissimi, quindi sti cazzi. Il problema è che mi manca l'esperienza. Diamanti li ho per fare le mie riparazioni. L'esperienza no. Broccolo furioso dice: sono furioso, Az. Ma hai ragione a esserlo. Hai perfettamente ragione, mi dispiace. Anch'io sarei furioso dopo essere stato offeso da Marti. Lo so, ma ragazzi, davvero, mi scuso a nome di tutta la community. Ah, per chi chiedeva prima, comunque questo è tutto un mio claim. Perché purtroppo... in quanto admin all'interno del server con un altro account, per evitare di essere bersagliato, ho un claim molto grande, anche perché l'avevo fatto già grande di base, ma poi erano spuntate subito le case qua di fianco. E qua in giro ci sono delle basi. Ho dei vicini che si sono messi qui solo dopo che ho fatto io la casa. Quindi ho dovuto fare un claim molto ampio per evitare di avere i palazzi attorno. E quindi questa zona è ancora claimata da me. E possiamo piantarci tranquillamente tutto. A parte che, vabbè, cioè, se uno passa e si prende qualche ghicocca non è un problema. Basta che non mi rompe la pianta. Appena visto le luci flashare per un attimo. Non so se si è notato. Si stavano per spegnere le luci. Tutte e due. Spero non salti la corrente. L'altro giorno c'è saltata la corrente 3 volte di fila. Non so per quale ragione. Cioè, o per meglio dire, in realtà ho isolato teoricamente la zona che faceva saltare. Però non ha senso. La live al buio la puoi anche fare, ma sai, se non ho la corrente non c'è la live, è quello il problema. Mi connetto e mi chicca fuori. Quando il server vi chicca è perché state utilizzando un pacchetto sbagliato. Quindi non puoi accedere. O ti mancano delle mod o hai delle mod che non puoi avere. E torniamo al fatto che ho detto prima. Se non avete il pacchetto originale io non vi faccio assistenza.
Ok, fatto. No, Eden, non hai capito, non è che vedresti la webcam nera. Se manca la corrente, il computer, il modem non vanno. Non puoi streamare senza corrente. Cioè, mi sembra scontato comunque. Allora, droppiamo un po' di cose inutili. E adesso, siccome io, come sapete, ho dei disturbi di perfezionismo, le chicocche le pianteremo in ordine cromatico. Per forza, non c'è altra soluzione. Ad esempio, rosso, giallo, verde, blu e nero. Però non possiamo fare l'arcobaleno, purtroppo. Io farei una cosa così. Bianco, rosa e rosso, quindi dal bianco sale al rosso, il giallo diventa il verde, il blu e il nero. Questo mi sembra un ordine perfetto. Quindi, prima cosa. Non so da dove farlo partire, mi sa che conviene partire da qua. Questa potrebbe essere la prima. Adesso, se ogni pianta crescendo diventa larga 5, vuol dire che arriverebbe fino a qui. Dobbiamo lasciare uno di spazio e altri due per arrivare al centro dell'altra pianta. Quindi, basta contare 5 blocchi. Però aspetta. Giusto? Ok, sì, 5 blocchi. E possiamo mettere il prossimo. 1, 2, 3, 4, 5. E mettiamo il prossimo. Poi rosa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi, una volta che sono cresciute, una cosa che molti hanno fatto nel server è che se tu vai sotto, rompi il tronco, ci ripianti un'altra chicocca e gliela fai crescere attraverso, teoricamente la pianta rimane uguale, ma spawnano più chicocche sulle foglie. Quindi dovremmo anche provare a fare quel trucco lì. In modo da ottimizzare, se si può ancora fare, non lo so. Allora, Bufalante non mi interessa, però vi offro io uno scambio. Oggi nel video ho aperto una mystery di mappe e mi è uscita una mappa ipica, che io ho già, è doppia. Qualcuno scambia mappe custom nel server? In caso fatemi sapere. Se non basta la farina d'ossa non è importante. Alcune cresceranno da sole, immagino. Ok. Mi manca lo spazio per le nere. No, non vendo per diamanti. Scambio mappa con mappa nel caso. Potrei accettare Pokémon rari. È già cresciuta una. Così. Appena messa. Una mappa epica. Dovete scambiarmi uno shiny figo, fatto bene. Cioè, uno shiny che non sia tipo Rattata o Krabby, Diglett Shiny e quelli lì super comuni. Ah, se
Cerulege me lo scambi shiny? Perché io ho già lui, quindi. E tra l'altro la pre-evoluzione ce l'ho anche a parte. Non lo distingui dall'originale? In che senso? È così simile? La Koblenz non è 1,21, non esiste manco la 1,21. Ok, dobbiamo arrivare fino qua. Posto. Direi che ci siamo. Adesso, come vedete, qui ci sono un tot di gicocche che stanno crescendo. Se io vado sotto e rompo il tronco e poi gli metto questo, dovrei essere in grado di far crescere un'altra pianta che si sovrappone e che fa spawnare ancora più gicocche di prima. Avrà funzionato poi? Non lo so. Tipo qua ce ne sono due. Due nell'angolo e due su questo lato. Allora, noi riproviamo a piantarne una. Ok, ora ne abbiamo quattro qui, due qui e quattro qui. Quindi sì. Non so se basta rompere solo il primo blocco. Questa tecnica non l'ho inventata io, quindi non chiedetelo a me. Proviamo però. Qui ci mettiamo la gialla. Tecnicamente. Sì, basta il primo blocco allora. Bene, la nostra piantagione è pronta. Possiamo intanto far cicciare fuori gli alberi. E poi possiamo pensare di boostarli. Laghettino. Maledette torce nella mano secondaria. Ti do uno Slowking Custom. Non esiste Slowking Custom, che stai dicendo? Mi sento scammato. Allora, per le torce facciamo così. Le mettiamo negli angoli. Comunque, rispetto a delle farm che ho visto, questa fa proprio schifo. Ho visto una farm di un player che ha messo per ogni piantina l'aiuola tipo con il contorno in legno, tutta bella sopraelevata, le lucine fatte coi lampioni. Io le ho giuste, giusto piantate così a muzzo. Ok. Beh, in teoria possiamo pensare di. Però non ho tutti i semi. Aspetta. Dovrei prima fare un po' di semi.
Ah, non devo lasciare 6 blocchi, 5 vanno bene. Gyarados Shiny. Ma guarda, non è il più raro, però ti dico di sì. Cioè, mi vuoi scambiare Gyarados Shiny in cambio della mappa? Io ci sto. Attenzione, perché potremmo fare un affare. Fare intendo da entrambe le parti, non che lo sto fottendo. Vorrei. No, la mappa. Allora, Keldario, la mappa è la mappa epica di Mari. La puoi vedere nello shop. Vai sotto, c'è la zona privata e ti guardi la mappa. Io in live non te la faccio vedere. Ok, mi avete fatto un'osservazione giusta, che non avevo pensato, che però potevi dirmelo prima, non le hai piantate male, me lo dici adesso, che palle. Effettivamente il blocco in più ci serviva per far sì che qua crescessero in entrambi i lati. Questo è un problema, perché praticamente le ghicocche non possono crescere sia qua che qua, ma o in una pianta o nell'altra. Ma non è vero che me l'avete detto, dai. Mi hai detto dovevi lasciare i 6 blocchi, ma avevo già finito e non hai neanche detto il motivo. Ah, l'hai detto tu molto prima. No, il tuo non l'ho letto purtroppo. Vabbè, fa niente, nel senso va bene uguale, per la produzione che mi servirà va bene, per carità. Allora, adesso il problema è che se vogliamo boostare un po' le piantine, dovrei prendere i semi prima. Se crescono in fretta, riesco a ottenere qualche seme. Vabbè, sentite, facciamo che le lascio maturare e poi moltiplicherò un'altra volta o lo faccio off camera direttamente. Perché il problema è che il seme della ghicocca lo ottieni raccogliendo il frutto, a volte ti droppa anche il seme. Ma non sempre, infatti non li sta droppando. Quindi torniamo a casa e poi partiamo per cercare un Pokémon che volevo trovare, anzi un paio di Pokémon. Quindi scarichiamo pure tutto qua. Facciamoci altre torce, direi. Questi li mettiamo nelle fornaci. E andiamo allo spawn. Adesso vi faccio vedere dove sono le mappe. Ma vedi, ma allora, guardate come cazzo mi fa lo spawn. Guardate. Oggi sto facendo peggio del solito e non sto piggando in questo momento. Che in realtà è la visuale cade, però io ero già qui che mi muovevo. Ok, allora, stessa cosa, mi tippo a casa. Perché? Minecraft? Ma che cazzo vuoi? Thank you.
Allora, dov'è che l'ho messa? Adesso sto laggando, però. La madonna, ma 2000 di pingo. Minchia. No, qua sto proprio laggando di brutto. Accetto lo scambio, lo prendo e arrivo allo spawn. Keldario, arrivo anch'io. Mappa di mari. Vedete, io sono già allo spawn, però non mi carica il mondo attorno. Non so, prima volta che mi succede così. Vabbè, a parte che l'altro giorno c'è stato un disservizio del server. Crash. Sono crashato. A posto. L'altro giorno c'è stato un disservizio nel server. Lo diciamo anche al momento giusto. Baru, beh, sei crashato o stavi entrando? Mi sa che sono crashato solo io. E perché c'è stata l'alluvione, no? E praticamente, non facciamo nomi, però un servizio che utilizziamo per le connessioni ha delle sedi qua in Lombardia. E sono stati colpiti dall'alluvione. Quindi tu, uno non ci pensa che piove e si allagano i centri, i negozi, le robe. Si vede che hanno avuto problemi con l'acqua e sono andati offline. Quindi c'era il nostro server inaccessibile per mezza giornata. Più se andavi in giro a caso c'erano altri siti inaccessibili. Che chiaramente poi sono stati recuperati più in fretta perché hanno l'assistenza Mega Premium. Però ad esempio c'era il launcher di Epic Games che per un attimo è stato inaccessibile. Per qualche minuto era inaccessibile per lo stesso motivo. Salve. Cose che uno non andrebbe mai a pensare, però hai un server e devi tener conto anche ste minchiate qui. Allora, signor Keldario, salve, facciamo lo scambio? Aspetta che metto la chat, se no non ti leggo. Salve. Ok, scambio da Keldario, accetta. Però Keldario mi ha un po' scammato, signor Keldario, perché lei mi ha detto Gyarados Shiny. Mi stai dando Magikarp Shiny. Non è proprio la stessa cosa. Cioè, io comunque me lo dovrò allenare questo Magikarp. Ha fatto un po' il trick di presentarti. Di presentarti così. Diciamo la mancanza all'ultimo, ti trovi lì, devi dire che faccio, l'accetto meno. Lo so che si evolve, però mi hai detto Gyarados. Io mo devo farmi lo sbattone di allenare Magikarp, che non è semplicissimo. Non lo so, Keldario, mi sento un po' scammato, eh. Leggermente scammato. È shiny comunque. È un Magikarp d'oro. Che facciamo? Accettiamo lo stesso? Glielo accettiamo lo scambio. Va bene, dai. La ringrazio. Magikarp Shiny, eccolo qui. Facciamo vedere. Magikarp dorato. Molto figo. E Keldario, io ti vorrei dare la... guarda qui che c'è lo Shiny evoluto. Ti vorrei dare la mappa, ma c'è un po' di traffico. Se potete lasciarci soli un attimo, gentilmente. Io gli darei la mappa senza pericolo che qualcuno se la... Ah, non posso farla vedere! Senza pericolo che qualcuno se la prendi. Sei pronto? Tieni. Mappa epica in cambio di Pokémon Shiny. Va bene, Keldari, sei soddisfatto dal tuo scambio, tu? Ci siamo. Le mappe, ragazzi, le trovate qua dentro. Cioè... Possiamo mettere una GIF di Kabi... Kabilame che fa così. Cheat di inizio live. Ah, ma i titoli servono. Non li legge nessuno i titoli, i testi. Non ne ha nessuno voglia di leggerli. Dai!
Ragazzi, su. Ma no, non si è neanche vista niente della mappa. Ma poi in realtà non è una mappa bannabile, ragazzi. È più il meme che il resto, tranquilli. Va bene, lasciamolo qui, Magikarp. E detto questo, sono le, no, le 10 meno 10. Oddio, che ha acceso la luce. Sono le 10 meno 10. Io torno a casetta. Droppiamo qui il buon Levi ed entriamo con l'account admin per fare un po' di tour.